conosciuto pochi giorni fa in istituto, una piacevolissima chiacchierata, e anch'io quindi mi alzo in piedi per salutare. E il mio saluto invece proviene dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, acronimo ISPRA, ed è ovviamente un saluto che io porto a nome dei vertici dell'Istituto, il nostro Presidente e il nostro Direttore, che oggi ahimè sono tutti e due impegnati in un evento di pari importanza rispetto a quello odierno. Oggi l'ISPRA sta presentando l'annuario dei dati ambientali del 2018, nell'anno 2019 presentiamo l'annuario dei dati 2018. La presentazione dell'annuario vi dà un'idea di uno dei compiti fondamentali dell'Istituto, che è quello della raccolta, gestione e restituzione dei dati ambientali nel Paese. L'ISPRA è un istituto particolare dal punto di vista delle competenze ambientali, perché è il risultato di una serie di trasformazioni che nel nostro paese ci sono stati in materia di agenzie per la protezione dell'ambiente. L'ISPRA in realtà nasce dall'allora Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, che nei lontani fine anni 90, inizio anni 2000, fu istituita assieme a un sistema di agenzie. Molti di voi probabilmente conosceranno, avranno sentito, avranno avuto contatti con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Lazio, ma ci sono agenzie regionali per la protezione dell'ambiente in ogni regione, ci sono articolazioni a livello provinciale. Di fatto l'allora Agenzia Nazionale e le agenzie regionali costituiscono quindi un sistema. L'Agenzia Nazionale ha poi avuto un'evoluzione all'interno delle politiche di governo, perché si è trasformata in Agenzia per la protezione dell'ambiente del territorio, in una prima fusione che ci ha unito con gli allora servizi tecnici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successivamente è stato trasformato in quello che è oggi l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che è un vero e proprio unicum nel panorama anche europeo di protezione ambientale, perché è un'unica ente, un'unica amministrazione pubblica che unisce competenze di ricerca e competenze tipiche del sistema agenziale. Le competenze tipiche dei sistemi agenziali, come potete immaginare, prima ve l'ho detto, è quella della raccolta e la distribuzione dei dati, che oggi celebriamo la Camera con la presentazione dell'annuario. Le altre competenze tipiche delle agenzie ambientali sono ovviamente quelle della vigilanza e del controllo in materia di impatto o di inquinamento. Ed è quindi questa un'altra delle competenze tipiche sia delle agenzie regionali, sia con forme di coordinamento differenti anche per il nostro istituto. E quindi una realtà particolare. Ma lo è anche per quanto riguarda la gestione e l'amministrazione dei 1200 dipendenti. Oggi l'ISPRA ha 1200 dipendenti che sono localizzate in due sedi principali romane, direi due, Castelromano, zona, una Castelromano e un'altra zona Euro, che è la sede dove sia io che Giovanna lavoriamo. Gli altri dipendenti sono dislocati in numerose sedi distribuite sul territorio nazionale, l'Istituto. La storia che vi ho detto anche di formazione dell'Istituto attraverso l'accorpamento di realtà e amministrazioni che erano differenti ed anche situate in zone della città differenti, vi fanno comprendere come la distribuzione del personale sul territorio della città è particolarmente distribuita in maniera omogenea su tutto il territorio, pur essendo la sede principale, circa 800 dipendenti, di fatto situata all'Euro. Potete quindi immaginare i tanti problemi che il nostro mobility manager deve affrontare tutti i giorni, Giovanna, per cercare di risolvere, di affrontare le problematiche legate alla mobilità. E per l'Istituto la mobilità non è solo la mobilità aziendale, che è pure, come vi dicevo, un aspetto non trascurabile. 1200 dipendenti, più di 800 nell'area cittadina, con la sede nella zona Euro, quindi non è un aspetto trascurabile. Ma ovviamente la mobilità lo è anche per gli aspetti di politiche ambientali più generali, lo è per tutti gli aspetti di qualità della vita nelle aree urbane, lo è per una serie di per gli aspetti di salvaguardia ovviamente dell'inquinamento nelle aree urbane. Quindi alla mobilità l'Istituto è interessato non solo
per gli aspetti di gestione della mobilità del personale, ma anche per gli aspetti delle politiche ambientali. Ed è per questo che per noi ha particolare rilievo, particolare importanza, e quindi siamo molto lieti che questo evento sia stato organizzato. Siamo anche lieti che sia stato fatto qui, in una sede prestigiosa, in una sede universitaria. Abbiamo avuto occasione proprio un paio di giorni fa nel mio ufficio di discutere di tante idee, anche progetti di comuni che l'Istituto può condividere con questa università, con le altre due università romane. E quindi siamo particolarmente lieti, e io ho il piacere di augurare a tutti una buona giornata e buon lavoro per la giornata odierna.